per fare una qualifica e una preparazione professionale per inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi io ben venga come comune, ma ci siamo volentieri di iniziative di questo genere che possono in qualche maniera dare una preparazione e soprattutto una possibilità lavorativa importante. Io intanto vi ringrazio della presenza, porto ovviamente i saluti del sindaco che ha avuto un contrattempo, non è potuto essere qui con noi, e di tutta la giunta. Passo subito la parola a Fondazione Casa del Risparmio, rappresentante Carlo Verdini, che ha finanziato il progetto. Grazie all'assessore Nozzi. Allora, come Fondazione Casa del Risparmio, chiaramente non solo abbiamo apprezzato il progetto perché è l'unico che è stato finanziato in quel bando in provincia di Grosseto, ma vi posso assicurare che è arrivato in consiglio di amministrazione con un rating molto alto da parte della commissione, quindi devo fare complimenti a tutti i soggetti coinvolti all'interno del bando. Io sono Milena Samazia, proprietaria dell'azienda Creavi, e ci tengo a precisare che il progetto è nato da Solidarietà e Crescita insieme a me, perché comunque ci abbiamo creduto tantissimo entrambe, che vogliamo dare la possibilità a Grosseto di rinascere nel mondo della sartoria, visto che abbiamo un passato fiorente, avevamo un passato molto fiorente, e vogliamo dare la possibilità di crescere nuovamente, però aggiungendoci il sociale, che è importantissimo, e quindi questo progetto è aperto alle donne disoccupate, ma anche agli uomini, alla legge 68, che è importantissimo, alle donne che hanno subito violenza, quindi ecco perché abbiamo un partner anche il centro di antiviolenza all'Inter Rouge. E poi io vorrei tanto ringraziare anche l'azienda AIS e l'azienda di Paolo Martini, perché anche loro ci hanno tantissimo sostenuto facendo questo progetto con noi, e ospiteranno anche le ragazze che faranno questo percorso e avranno un certo ore di stage formativo. Io non accettarlo, perché è un progetto dove partecipate a professione lavorativa, servizi alla persona, integrazione sociale e accoglienza, è una cosa molto fondamentale per i ragazzi. Poi per di più dà la possibilità ai ragazzi diversamente abili un domani di occuparli, di fare un impiego, di avere un'occupazione. Questo è molto importante perché, come sapete, molti settori, molte aziende non fanno molto per questo.